Sulla falsariga dell'attività avviata ormai da settimane in Emilia-Romagna procede l'iter per giungere anche nelle Marche a un accordo per eseguire i test sierologici rapidi in farmacia. L'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, si è già confrontato con le associazioni di riferimento per arrivare a un'intesa, ma manca ancora il via libera definitivo. Dal progetto hanno chiesto di non essere escluse anche le parafarmacie, i cosiddetti pungidito, che cercano gli anticorpi nel sangue, permetterebbero di alleggerire il sistema sanitario, evitando che tante persone finiscano per riversarsi nei pronto soccorso o negli ambulatori dei medici di famiglia. A spiegarci i vantaggi e il funzionamento è il dottor Massimo Vannucci. Ce n'ho un esempio di questa cassetta così chiamata, dove si fa un prelievo come per un'analisi della glicemia, perciò pungidito, una goccia di sangue in questa posizione, in quella fessurina lì, sì. E poi viene poi fuori reagente, sì. E poi si aspettano 10 minuti, perciò il test è molto rapido, e poi ci sono delle barrette. Intanto uno ci dice se il test è fatto bene, perciò se la quantità di sangue è sufficiente, okay. E ci dice se il test è valido. Poi dopo 10 minuti abbiamo i risultati, e i risultati sono IgM e IgG. Se vengono rilevate le IgM, l'infezione recente, visto che si tratta di anticorpi che si manifestano entro 5-6 giorni dai primi sintomi. Nella seconda ipotesi, spiega Vannucci, gli anticorpi IgG compaiono dopo circa 14-15 giorni e permangono a lungo anche quando il paziente è guarito. Il tasso di attendibilità è superiore al 90%. A chi sono rivolti? Quali categorie? Quelle più a rischio oppure a tutti? Allora, nella Emilia Romagna i test sono stati fatti agli studenti e ai familiari degli studenti conviventi. Docenti compresi? I docenti qua l'abbiamo già fatto. Si è fatto lo screening degli docenti con questi test dai medici di base. Perciò noi l'abbiamo già fatto. Questo serve soprattutto per fare uno screening, per fare una ricerca anche, per vedere poi chi l'ha avuto o magari chi è in corso di un'infezione. In quest'ultimo caso il cittadino viene preso in carico dall'ASUR per eseguire un tampone molecolare, fermando così l'eventuale diffusione del virus. Il prezzo dei test rapidi, prosegue Vannucci, si aggira intorno ai 20 euro ed è uno strumento utile per contribuire alla fase di tracciamento. Ecco, il tampone rimane sempre la più attendibile, la soluzione. Più affidabile. Sì, sì, speriamo di avere questi tamponi rapidi che dovrebbero farli i medici di base e magari poi vedremo anche allargare la fascia anche sì, alle perché farmacie. Nel Lazio c'è già questo esperimento con i tamponi rapidi nelle farmacie. Il